Ben arrivati ragazzi, ben arrivati. It's qua. Ma allora la nostra sigla, oh ragazzi. Sentite. It's Life Baby, ben arrivati a questa nuova puntata numero 2 di It's Life Baby. Abbiamo saltato una settimana in realtà perché non lo so perché. Dimmi tu perché. Non so perché, sono fatti miei. Ecco, sono fatti miei. Grande. È venerdì, bevo la birretta perché il corpo lo sa che è venerdì. Com'è andata la settimana, caro Andrea? La settimana è andata benissimo. Dai. Ci possiamo lamentare. Ti sei riposato. Ci siamo riposati, abbiamo lavorato, abbiamo fatto tante belle cose. Cerchi donne, sex. Cerco donne, sex, ma mi sono cattato la PlayStation 3. Ecco appunto. Che cellulare hai? Galaxy un Samsung Galaxy A4. Pro Zap, ci sei su Pro Zap? Sì. Pro Zap, sono pure su Facebook. Allora, è stata una settimana. Va bene, dai. Visto che sì, siamo molto particolari, molto particolari. Eravamo fatto queste live sanremesi con Enrico, che sono state una cosa lunghissima, interminabile, infinita, però sono state abbastanza interessanti. Comunque, sì. Però, no, che dici? Poi sei venuto anche tu in diretta. Sì, sono venuto anch'io a tirare un po' di merdina sul Sanremo, però vabbè, lo fanno tutti ormai, è come uno sport nazionale, però vabbè. È stato bello finché è durato. Stato contento di chi ha vinto, no? Non te ne frega niente. Mi ha stupito, ti dirò, mi ha stupito. Ti dirò. Però non vorrei che fosse come una, come si può dire, una un'operazione sociopolitica. Dici, sai, sì, per far vincere le novità, e poi dopo ovviamente scatta sempre la polemica. Ma chi vince sempre si parla male, quindi. Quando hanno vinto i Jalis c'erano le parodie, quando ha vinto forse solo quando hanno vinto i Pooh non ci sono state polemiche perché erano uomini soli e quell'anno lì i Pooh. Sai come si chiamavano i Pooh prima? No. Una freddura. Andrea Castello, devi cercare di capire certe freddure. Devi un po' di nofrastica da questo periodo. Sì. Mi mancano i baffi. E prima ancora, sai come si chiamavano? Grande Andrea Castello, grande. Allora, quindi abbiamo capito che Sanremo ti è piaciuto, troppo, le riserve, c'è freddure. Però adesso ovviamente è passato, quindi andiamo avanti, in Italia siamo arrivati al momento del lockdown, quindi siamo tornati indietro alla compagnia, quindi sì, mentre in Spagna cosa succede? Dimmi, raccontami. In Spagna ci sta un po' aprendo, siamo ritornati un po' come un mese e mezzo fa, però ci richiudono per la settimana santa, per Pasqua ci richiudono, perché c'è paura che andando ai campi... Ecco. Come, scusa? Ha paura che scappate di casa. Sì, cosa vuoi? D'altronde la gente c'ha pure ragione, è un po' stufa dei vari... Apri, chiudi, allarga le gambe, stringi i gambi, io gli taglierebbe le gambe, sai? Questo è grandissimo Carlo Verdone, no? Chiaro. Ah, è tutta citazione, non ce n'è di farina nostra del sacco, è solo un muscolamento. Cari amici, cari vicini, cari baldini, lontani e vicini, non c'è niente di nuovo. È tutta roba, non c'è niente di nuovo sotto al sole, per niente. Tutta roba finta, artrita e ritrita. Ma noi che cazzo ci stiamo a fare qua, effettivamente? No. Infatti è meglio far parlare i nostri ospiti, Sì, forse è meglio. Oggi abbiamo un ospite fantastico, tra l'altro. Anzi, ospita. Si dice ospita? Ah, vabbè, okay. Ospita, vaffanculo, sì, ospita. Ma come?
grandissima da Milano, mi sembra, no? Sì, mi sembra di sì. Ci colleghiamo? Che dici? Che dici? Ci colleghiamo? Colleghiamocelo, colleghiamocelo. No, sì, colleghiamoci mandare... direttamente. Spot, manderei prima. Spot, il nostro sponsor. Va bene. Solito sponsor? Sì, vai. Solito sponsor, lui? È lui, è lui, è lui. Bisogna farlo crescere, sto portale. Esatto. E anche la radio. Sei italiano e vivi all'estero? Sei discendente di italiani? Sei un amante dell'Italia e dell'italianità? Sei italiano e hai un'attività commerciale o professionale in Italia all'estero? Fai conoscere il tuo essere Made in Italy. Iscriviti a dovevivoallestero.com, il portale di chi ama l'Italia. dovevivoallestero.com. Iscriviti, è gratis. Ben arrivati ragazzi, ben arrivati qua su Radio Alpha International con It's Live Baby e il nostro Andrea Castello e il nostro ospite. It's Live Baby! Ciao Stefania, come stai? Ciao a tutti, benvenuta, tutto bene, Stefania. Tutto bene. Grazie, ben arrivata. Che siete tutte due. Ben arrivata e tu sei, anzitutto immagino, anzitutto da dove ci, così, sei, ci comunichi con noi esattamente? Io sono nella provincia di Milano. Ok, siamo in bellissima zona rossa, in tinta anche. Fantastica. In tema, a tema. Assolutamente. E raccontaci un po', io so che tu sei un'esperta di serie TV e di media in generale. Dici un po', raccontaci un po' della tua storia. Allora, io sono una grande appassionata, esperta ce ne vorrà ancora di strada, però sono molto appassionata. Attualmente più di serie TV, perché ormai secondo me è quasi il futuro del cinema, quello che sono le serie TV. Sono sempre stata appassionata di cinema, sin da quando sono piccola, ho sempre guardato un sacco di film, e poi da qualche anno mi sto appassionando sempre di più alle serie TV. Ho un canale YouTube, faccio video anche per Instagram, qualche curiosità su TikTok. E appunto mi piace recensire le cose che vedo, parlarne, raccontarvi quello che mi piace in pratica. Mm-hmm. Infatti, e anzitutto, quindi le serie, giustamente tu dici che possono essere il futuro, saranno il futuro un po' dell'intrattenimento rispetto al cinema, prima di tutto adesso perché i cinema sono chiusi, come tutti sanno. Esatto, sì. E anche perché comunque la forma narrativa della serie TV permette un altro tipo di intrattenimento rispetto a quello che era il cinema, quando appunto c'era una storia che finiva lì, appunto nel cinema, si apriva e si chiudeva lì. Mentre ora, qual è secondo te il vantaggio anche della serie TV? Il vantaggio della serie TV è poter raccontare una storia in tutti i suoi dettagli, perché un film hai due, massimo tre ore in media, anche se due ore sono la media, per raccontare una storia. Una serie ti dà di tutto il tempo di conoscere bene tutto, di conoscere i personaggi, le storie in maniera dettagliata, almeno nella gran parte dei casi, e te la puoi godere per più tempo. Mm-hmm, cioè è una cosa un po' diversa. Una storia più estesa. Sì. Esatto. E poi io immagino, abbiamo parlato fuori onda un po' di qual è la, diciamo così, tra le tue serie preferiti, però raccontaci un po' qual è la tua serie che secondo te vale la pena vedere per chiunque, messo il caso che qualcuno nel nostro pubblico inizi a vedere serie adesso, quale consigli tu? Allora, per iniziare, allora, ti dico qual è la mia serie preferita, ma forse non la consiglio per iniziare. Allora, la mia serie preferita è indubbiamente Black Mirror, però è bella. Piuttosto tosta come prima visione, secondo me. Bella, bella, bella serie. Allora, a parere mio, tutto dipende dal genere della serie che piace. Allora, se vi piace il genere horror, vi butterei come primo passo, se ancora non siete molto avvezzi all'horror, a vedere The Haunting of Hill House, che è stupenda, e poi buttarvi a capofitto su American Horror Story. Mm-hmm. Sul fantasy, che vi consiglio è Is Dark Materials. Perciò la serie TV tratta dalla saga della Bussola d'Oro. Mm-hmm. Adesso siamo a La Bussola d'Oro e La Lama Sottile per la seconda stagione, tratta dai libri appunto di Bill Pullman, e sono stupendi. E la serie è molto bella, molto fatta bene.
Invece, se vi piace la fantascienza, ce ne sono svariate e molto valida, per quanto io non sia una grande esperta di Star Trek, è Star Trek Discovery. E ve la consiglio assolutamente. Bella, si Interessante. parla comunque di una storia prima del Capitano Kirk, cioè prima della serie classica. Prima è quasi in contemporanea. Perciò è qualcosa comunque che, anche se non sei molto esperto, è fruibile per chi non vuole iniziare dalla serie classica, comunque forse adesso risulta un po' datata, per quanto l'ho trovata comunque abbastanza divertente. Però è pensabile. E adesso, io comunque sto vedendo anche altre serie adesso. Sicuramente se vi piace la Marvel, WandaVision è spettacolare. Hanno fatto con WandaVision cose migliori di quello che hanno fatto con alcuni film. Però. Ma la Marvel è lo specchio dell'intrattenimento futuro cinematografico. Infatti, si sono mossi, hanno cambiato la loro strategia lavorando sulle serie. Hanno appena buttato fuori anche Falcon e The Winter Soldier, The Winter infatti Soldier. ancora devo iniziare a vederlo appena riemergerò da alcuni progetti che ho in mente. Fateci caso, hanno finito WandaVision e hanno attaccato Falcon e The Subito Winter là, Soldier e poi sì. dopo vanno ad attaccare sicuramente un'altra cosa. Perché è quello che vogliono fare, Assolutamente. agganciare lo spettatore. Ormai è quello il trend, non è tanto l'intrattenimento di un'ora e mezzo o due in un cinema, sino O quattro agganciarlo il ore più con una possibile. versione estesa. Ecco, l'hai vista? L'hai Non vista? l'ho vista perché appunto non ho TV, però non ho, un parere positivo non l'ho sentito sulla Snyder Cut. Non ci sono stati problemi positivi anche perché, vabbè, si sa la storia un po' del vecchio Sì. Justice League, no? Purtroppo no, era subentrato un altro regista, poi non so se ti ricordi. E poi Sì, comunque Zack Snyder ha avuto dei problemi familiari abbastanza grossi quando stava dirigendo ed è passata la regia a Joss Whedon, che è diverso come stile. Poi ha ripreso lui la saga e lui è particolare. Zack Snyder ha fatto buoni film e film pessimi, ahimè. Ah, sì, effettivamente. Io mi ricordo appunto Watchmen che aveva un che di molto simile, Watchmen è un'altra uno dei cosa. film di supereroi più belli mai fatti. Watchmen è Concordo. un'opera. E poi. Un altro asciugone perché sono 3 ore, no, di film, Però se è non sbaglio. c'è il director's cut Bello. che è lunghissimo e poi Sì. c'era La il versione director's cut. normale è molto godibile, molto bella secondo me. È molto Sì. seria perché rispetto alle. In senso positivo, alle baracconate della Marvel. Watchmen ha la sua personalità, la sua importanza, insomma, Quindi può darsi io che poi sono appassionata volesse di fare un Watchmen. Watchmen numero 2 con questo Zack Snyder Justice No, League, ma però c'è una specie no, no, di quello lasciano probabilmente lì nella sua bellezza. diverso. Esatto. Watchmen, Ma poi hanno fatto anche una serie su Watchmen. sì, hanno fatto una serie che però non ho visto perché mi preoccupa. Come mai ti Non, preoccupi? perché è talmente bella allora, innanzitutto è talmente bello il fumetto di Watchmen, infatti ce l'ho in libreria da qualche parte qua, e è talmente bello che toccarlo Un problema, sì. è un problema, secondo me. Hanno fatto una parte talmente bella che a me andava lasciata lì com'era. Sono cose che non so se valga la pena fare remake, se valga la pena andare a fare serie o film a riguardo, perché mai si va a rovinare una delle opere molto, molto interessanti, soprattutto se non vengono fatte bene. Certo, infatti. Senti, invece The Mandalorian, cosa mi dici? Che tu The c'è Mandalorian è bellissimo. stato un. The Mandalorian è meraviglioso. The Mandalorian è un film western nello spazio. È una serie western nello spazio, secondo me. Fatta bene, c'è un colpo di scena finale che è grande come una casa, un condominio. E io sono riuscita a vederla dopo 2 settimane, e non spoilerarmi. Non so come ho fatto a stare sui social e non spoilerarmi il finale Addirittura. di The Stiamo parlando della Mandalorian. seconda stagione, giusto? Della Perché io la seconda, prima l'ho sì. vista. La La seconda, prima cioè, l'ho una vista, ma cosa veramente non mi dire bella. niente, non mi dire No, 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 non dico nulla, niente.
Ma è una cosa che non ti aspetti. Sicuramente prima o poi andando su Facebook mi trovo qualche foto con qualche meme che già te lo spoilera. Però quella è bella, cioè Disney Plus, Top. la Disney sa, Sa. La mannaggia Disney sa. loro, cioè Disney sa, sai come si fanno le cose, a parte Claro. qualche remake, di live action, di altro live Io ho qualche domanda riguardo a, appunto, rimanendo sempre in ambito Guerre Stellari, perché ovviamente io sono un fan dell'originale e poi c'è stato il passaggio alla Disney e ci sono stati un po' di cambiamenti, ovviamente. Quindi c'è la Sì. nuova saga, poi ci sono i vari single movie. Qui c'è, cioè, come si chiamano? Adesso non mi ricordo, Solo, tutti questi. Solo, io ti dico della nuova saga, di tutto quello che è il nuovo, l'unico film che vale la pena, cosa vale la pena di vedere è Rogue Però qua, infatti, One. Rogue One è Rogue One è bellissimo. bellissimo. La nuova saga non mi è piaciuta troppo. Il peggiore della saga, sentiamo. L'ultimo non ha un perché. L'ultimo? Ma il Mamma secondo mia. anche, mi hanno detto, sì, io Il penso. secondo è Ni. Il primo non è malissimo, il primo. Il secondo è Ni, l'ultimo è no, L'ultimo io ho no, fatto no, fatica no. a vederlo proprio, ho fatto molta fatica Sì. a A vederlo perché. un punto Ma dici, aspetta, ma cosa è successo? No, dell'ultima trilogia. Sì, Sì, esatto. l'ultima trilogia non è guardabile. Ahimè, non è guardabile. Io Ma pensavo che fossero i fan di Star Wars che sono molto critici a dire che era brutto, invece è talmente brutto che fa rimpiangere Jar Jar Binks. ecco, appunto, infatti è peggio addirittura della serie di Oh. George Lucas, della. No, ma meglio quella di George Lucas. A Ah. me, per esempio, È stata rivalutata negli anni a questa sì, serie. secondo me sì, l'ultimo, La Vendetta dei Sith, non è brutto, è un bel film. Interessante. Però, no, meglio quella. Allora, adesso l'avevano detto che Abrams, se avesse fatto una cavolata, sarebbe diventato Jar Jar Abrams. E infatti, preciso. Incredibile. No, perché io ho sentito molte cose negative sul secondo, perché il secondo era una cosa completamente a sé, perché c'è un Il altro secondo regista, un altro scrittore, insomma. non mi ha fatto impazzire, però l'ultimo è il più brutto di tutti. Per quanto anche Io come villain mi piace Kylo Ren, non mi dispiace nell'ultimo, personaggi dall'ultimo sono stati sviluppati piuttosto bene, però io credo che questo stampo della Disney ha un po' addolcito le varie cose, perché sicuramente se ci fosse stata la Disney al principio, Darth Vader non sarebbe mai stato il padre di Luke Skywalker, no. forse. Figurati. E Infatti, comunque no, dico, cioè, infatti questa cosa che fino al secondo capitolo si è la mezza storia d'amore tra la protagonista e Kylo Ren, no? Sempre rimasta lì. Vabbè. no, poi c'è tutto alla fine del primo c'è un accenno a mamma Disney enorme, perché si vede alla fine questo ragazzino che pulisce per terra con la scopa. Sulla plancia dove c'è proprio l'hangar ed è Topolino Sì, nella è mensa vero. stregone. Ah, E sì, è vero. queste cose, ecco, quello che non mi piace di mamma Disney è che sono tutto sto buonismo, io ne faccio a meno. Sì. Beh, è vero, effettivamente. Vediamo un po' E visto che di ci siamo, cattiveria. il peggior film Disney che tu abbia mai visto, cioè in generale. Questa è complicata. C'è il Il peggiore, peggio. peggiore oggi, Aspetta, insomma. perché ci no, Sono lo so, lo so. tante Allora, cose. è molto controcorrente, ma io odio La Bella Addormentata. Addirittura. Mamma, già trovo terribile. Tutto è stato a rischio di un flop talmente grande per la Disney che stava per chiudere all'inizio. Adesso è tanto amato La Bella Addormentata. Cioè, io da piccola lo guardavo sempre e io mi dicevo, ma perché guardi sempre La Bella Addormentata? Cioè, poi io spero che per una volta Malefica se la mangia quando va a forma di drago. Invece non mi è mai andata bene. Quello è. Allora, bello, ma a me non piace, non mi piace Peter Pan. Ah, Peter Pan, ma dai. Sì, sono Altro questi particolari. molto controverso adesso con Peter Pan, perché sta per essere anche quello lì mandato via per dei riferimenti, non mi ricordo neanche, penso qualche cultura nativa, non so, qualcuno cultura Non lo so. indiana, non so. Io ho sempre avuto l'idea da piccola, ma ancora adesso, che Peter Pan non fosse buono. Sembra che rapisce, che rapisca questi bambini. Perciò non è Quindi un bel sì. personaggio. Io quando ho visto Once Upon a Time, lui è un villain, ho riso tantissimo.
Ma invece tutto rispetto Vai! a Robin Williams che fa Peter Pan, no? Il film Allora, di... quello mi è piaciuto, il film è bello, vabbè, a parte che Robin Williams poteva fare qualunque cosa ed era bello qualunque cosa facesse. Infatti, infatti. E, quello era bello, Hook è bellissimo, ma il protagonista è appunto Uncino. Ecco, Adoro. infatti. Ho dei gusti particolari. Quindi Peter Pan, insomma, dai. Sì. Interessante. I miei preferiti sono altri Sì. due invece. Sentiamo. Vabbè, sicuramente La Bella e la Bestia. Proprio. Ok. Sono altri due o Storico. tre. È bellissimo. Il Pianeta del Tesoro, che è stato il più grande successo della Disney. Ah, sì? Ah, Sì, Pianeta del sì, sì. Tesoro. Pianeta del È Tesoro, sì. Non l'ho mai bellissimo. Cioè, visto. Pirati nello spazio. Parla della storia di Flint, è proprio tratto dal libro, appunto, L'Isola del Tesoro, portata nello spazio ed è strepitoso. E Interessante. loro nello spazio viaggiano su questi velieri come se fossero velieri effettivi. È uno Ma dai. spettacolo. E beh, Le Follie dell'Imperatore. Le Follie Bellissimo. dell'Imperatore è meraviglioso. Cioè, io non riesco a vederlo, l'ho visto 200 volte e tutte le volte rido come una babbea, mi ha fatto un po' ridere. Quindi un po' questo fa parte, mi sembra che faccia parte della Bellissimo. Disney vecchia, della Sì, Disney tutti pre-Pixar. della. Sì, la Pixar, anche la Pixar ha fatto cose stupende. Non si può dire niente. Ah, no, La poi Pixar. non so se Andrea c'è qualcosa da dire, però avevo una domanda sul nuovo film della Pixar che è in Italia, che pare sia uscito il trailer, non so se l'hai visto. Sinceramente no, però. Si chiama Luca, è Fammi. di un regista italiano. Non È l'ho ancora visto il ambientato trailer, alle proprio deve 5 essere Terre. carino. Sì, ambientato Che alle 5 bello. Ah sì? Terre. Ma che bello, devo Ero vederlo. rimasto a Soul. Soul è Vi bellissimo. dico la verità, ero rimasto a Soul. Io mi aspettavo un po' di più. Te lo Sì, eh? dico. A me è Aspettavo un piaciuto. po' di più. Sì. Adesso sto finendo di guardare Onward, che è un'altra cosa stupenda. Sempre Disney, perché sono entrambi candidati come miglior film d'animazione. E sembra ancora più carino di Soul. Addirittura, dai. Sulla magia, sulla magia che nei tempi antichi era utilizzata, poi la scienza ha sostituito la magia e si parla un po' del ritorno a quello che era il mistico, la magia. Sembra molto interessante, molto carino. Anche lì la Pixar fa delle cose belle. Bello, bello, bello. Andrea? Bene, Sì. bene, bene. No, dicevo che ero rimasto con Soul, non sapevo quella cosa di questo nuovo film Ne ho ambientato in sentito Italia, nel parlare. Cinque Terre. Sì, Dico, no, il punto è che la Pixar ha sempre, negli ultimi anni, ha sempre fatto centro con Coco, Sì. con Upside Down, cioè, ha fatto Con tutte le belle cose. App è bellissimo. App, i primi 20-25 minuti, mezz'ora è cinema Sì. puro. App. Cioè, App, quando Bellissimo. vedi i primi 5 minuti dove parla della storia con la moglie, è il più bel film d'amore della storia, i 5 minuti di film Pixar. È una storia talmente bella, Esattamente. talmente bella e normale, che è meraviglioso. App è troppo bello. È bellissimo, bellissimo. Infatti, Sì. infatti. Anche Zootopolis è un'altra cosa bella. Molto Zootopia, sì, non l'ho particolare, visto. Zootropolis è particolare. Cioè, farò addirittura un riferimento a Breaking Bad. Addirittura. Perciò, sì, Ma dai. c'è una scena in cui fanno un riferimento a Breaking Bad. Il film è molto bello, sembra molto leggero, ma se lo guardi bene c'è molto ragionale, che fa vedere che il vero potere non sta nei pochi predatori, ma sta nelle tante pecore. Perché se tante pecore fanno quello che decidono di fare, ciao ai grandi predatori. Effettivamente. Sì, perciò dà una grossa lezione anche sulla società. È interessante. Sì, è veramente interessante da quel punto di vista lì. Stavo sbirciando in questo momento appunto qualche foto di Luca che mi hai appena detto e devo dire che c'è come uno strizzano l'occhio secondo me, ai manga mi ricorda un po' lo stile di Sanpei. Non so se voi mi Sanpei,
Anche sì. Dà questa impressione, Forse sì. però vabbè. Il regista era di quel cortometraggio della Pixar che si chiama La Luna, che non so se avete visto, Sì. che praticamente anche riprende dei personaggi questo film nuovo, quindi il discorso del pescatore e tutto il resto, insomma del pesce, quindi un aspetto molto interessante. Però lui ha fatto questa proposta, a quanto pare, penso che sia una cosa sulla falsariga di Coco, nel senso che sia una cosa Riguarda che riguarda le la cultura. tradizioni. Esatto, tradizioni, quindi Il insomma. cocco è bellissimo. Quindi non so come sarà questo, però insomma, penso che sia il primo film Pixar ambientato in Italia, penso. È una buona idea perché con Coco ci fanno vedere comunque de los Muertos, che è una cosa che noi non conosciamo. Fino a Coco lo si conosceva poco, tranne che per le calavere, comunque poco e niente. Lì ci va a conoscere proprio una tradizione che, non, che magari qui in Italia, ma anche penso che anche in altre parti d'Europa si conosceva poco. Indubbiamente, E, bello, indubbiamente. bello. Poco devi Indubbiamente. vederlo con una quantità di fazzoletti impressionante. Io sono stata al cinema Yeah. con gli occhi così. Troppo bello. Devo recuperarlo quello E poi una sicuramente. curiosità è che Mamma Cocò lo do in italiano lo doppia la Maionchi. Ah, non Sì. sapevo. Ma È dai, stata chi è che molto doppia la brava. Maionchi? Molto... La Mamma Cocò, Mara Maionchi, Ah, la... la mamma, Sì. No, no, la nonna, la nonnina. l'abuelita, l'abuelita. L'abuelita, sì, la nonnina e... Ma dai. Troppo carina. Cioè, dice quattro parole perché alla fine la senti parlare alla fine, però è la Maionchi. Ma io con la scusa che vivendo in Spagna sono un po' scollegato dal doppiaggio italiano di questi film, quindi Doppiaggio spagnolo, no? no, Sì. no, guarda che c'è una cultura qua in Spagna per vedere i film in versione originale Ma dai, molto, molto più sottotitolati, sì. radicata che qua, che lì in Italia. Sì, Ci assolutamente. Ci sono sono anche... sessioni al cinema che ti dicono via, versione originale, sottotitolata. Ci sta. Invece qua Di c'è una lista film di nuovi doppiaggi e belli, vecchi. interessanti. In Italia è rarissimo trovare delle versioni originali. Io mi Sì, ricordo che ho è sempre fatto vero. fatica proprio. Cioè, meno male che adesso che con Sky e con la digitale terrestre puoi selezionare l'audio Sì, originale, però esatto. al cinema, forse a Milano, Il Roma, però. cinema è raro, veramente raro. Qua non ne vedi. Una Non c'è cosa mercato. particolare è no. Una cosa particolare, per esempio, in Mulan, Mushu, il drago, lo doppia Rico Papi. Ah sì, Ed questo me è troppo lo ricordo. bello, il suo doppiaggio è strepitoso. Questo me lo ricordo, sì, Fanno infatti. fare... Invece in Sì. America il doppiaggio va ad attori famosi. Non Vero. a doppiatori, attori famosi, e infatti sono, appunto anche in Solo sono abbastanza blasonati anche i doppiatori, lo so, lavoro anche per quello, però sono tutti attori famosi di solito. Parlando di Mulan, l'hai visto la versione live action? Sì, è orrenda. No, è orrenda, eh? E io adoro Mulan, è bellissimo Non si può Mulan, ma vedere. non si può vedere, no. Già che non c'è Mushu, mi viene, mi giuro, ti puoi fare proprio male. Cioè, sembra un live action di C'è, quelli ma non c'è. brutti su Dragon Ball. No, addirittura. No, no, brutto, brutto, brutto. Allora, a me di tutti i live action che ha fatto la Disney è piaciuto solo La Bella Bestia. Nonostante non parlino con l'accento francese, che era divertente nel cartone animato. Sì. L'unico carino è quello, gli altri. Ma il Re Leone mi è piaciuto. Ecco, Il no, Re Leone mi è è piaciuto. vero, il Re Leone è carino. Il Re Leone mi è piaciuto. Quello Bellino, che bello. rimango stupito è che ci sono dei film in live action che non pensavo l'avessero fatto, come La Bella e il Vagabondo, no? Carino, Bella e il lui è che... Vagabondo era. Lili è il vagabondo. Lili e il Ed Vagabondo, è, grazie a tutti, hanno preso questi due cagnolini da un canile, tutti e due. ma dai. Sì. Ma dai. E sono strabellini. Quello è abbastanza carino. Il Leone è bello. Anche lì c'è una citazione alla Bella e la Bestia nel Leone. Perché Niente, quando a un Aladdin certo punto sì, ma lanciano, è vero, è vero. mandano Timon a tirare, Pumba, no, Pumba mandano a Pumba, tirare pumba. le iene e esclama: benvenuti alla cena, come dicono in.
Della bella e la bestia, quando l'ho visto sono morta. Fa la citazione all'introduzione del Lumière, no? Esatto, e con l'accento francese un po'. Sono un sacco di easter eggs qua e là nei film Disney, ma si divertono. Sì, Giulia, si divertono. Stiamo parlando di film anche animati, però possiamo parlare anche di queste nomination agli Oscar, allora, visto che ne parlavamo e probabilmente potremmo fare qualche diretta quando sarà il momento, no? Quando sarà il caso. Sarà molto interessante. Adesso, io stavo giusto guardando la data e mi piacerebbe. Sì. Ti gusta, insomma. Assolutamente gusta l'idea. Sì, anche perché da domani inizio a guardarli quanti più film possibili, quanti film distribuiti in Italia, e vedo di provare a vedere qualcosa anche in lingua originale, perché quello più interessante che è Nomadland non c'è da nessuna parte, in Italia viene distribuita il 30. Ma dai. E gli Oscar sono il 25 di aprile. Ma un giudizio così sui miglior film dei candidati? Allora, stavo guardando un attimo le candidature perché non me le ricordo. Vediamone un pochino. Questo Minari, che dovrebbe essere un film... Dicono che sarà molto interessante. Ho visto comunque una cosa che fa molto piacere, e qualche nomination anche per Chadwick Boseman, che ovviamente sono purtroppo postume. Però il film che ha fatto lui pare sia molto bello e... Secondo me è interessante. Secondo me è anche interessante Una donna promettente. Ok. Oltretutto anche per... aspetta, qual è? Ah, questo qua, The Father, c'è anche la nomination per Anthony Hopkins, che sarebbe anche il caso di dargli qualche Oscar, perché è un grande attore. Certo. Ma comunque sono film che, appunto, la cosa strana è che giustamente sono film che sono su Netflix, su Prime, alcuni sono su Apple TV. Comunque... questa cosa ovviamente quest'anno è dovuta cambiare per poter anche poter godersi qualche film, perché altrimenti c'è poco. È possibile. Ho visto poco a livello di nomination riguardo a Tenet di Nolan, e insomma vediamo un pochino. I film del miglior film di animazione penso che siano reperibili quasi tutti, sicuramente Onward e Soul, che sono su Plus, e poi devo cominciare a recuperarli e recensirli su Instagram. Ok. Quindi arriverò quasi pronta agli Oscar. Perfetto. Andrea, tu hai visto l'Italia ha una nomination. È vero. Pinocchio, no? Pinocchio e anche Laura Pausini per la miglior canzone. Ha vinto il Golden Globe. Potrebbe vincere. Molto quotata la sua vittoria anche agli Oscar, insomma. Non è male, è molto scusate bella, l'ignoranza, tutto. Ma la migliore canzone di qual film? Aspetta che ho un momento di... Un film con Sofia Loren, del figlio di Sofia Loren, diretto. Esatto. Aspetta un film italiano. Un film italiano, quindi. Sì. Che non ricordo, cioè me lo ricordavo prima, sono un momento di totale vuoto, vi dico subito. Una googolata rapida. Intanto io ne approfitto non solo per dire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di seguirci sul nostro canale di Telegrams, nonostante questo, però a parte questo volevo segnalare, parlando di Oscar, un film mezzo documentario che è nominato come miglior documentario agli Oscar, che è L'agente Talpa, sarebbe in italiano, però in spagnolo è la gente topo. Ah, di che parla? È molto curioso. Infatti. È un film cileno, ha vinto 8 Goya, una cosa allucinante per il cinema ispanohablante, e quindi è un consiglio che vi do da questa parte della cortina. Anche perché è fatto molto... Fatto bene, sembra un documentario, mezzo mockumentary, è una cosa un po' strana, però particolare, ho sentito dire che
diciamo, la formula che si è utilizzato tra mezzo documentario e mezzo film ha funzionato, è ben equilibrato. Carino. Il film è La vita davanti a sé, ecco, del nipote di La Sophia vita davanti a Loren. Il film qui è cantata appunto la canzone della Pausini. E La vita davanti a sé, anche questo pare essere un bel film. Che adesso mi immergerò nella full Con Sofia immersion. Loren, chiaro, è una produzione Sì. Netflix anche questa, cioè Sì, ormai Netflix. assolutamente. Ha preso tutto Netflix. Ormai Netflix Due o tre è film sono su diventata Prime, però gli altri sono qui su Netflix. la Disney dell'intrattenimento adulto, diciamo così. Sì, esatto, infatti. Assolutamente. Quindi gli Oscar, quindi vi diamo appuntamento ovviamente alla notte degli Oscar, quando se riusciremo a svegliarci in qualche forma, in qualche modo riusciremo ad andare. Andrea, se ce la fai, Assolutamente. farò Anche tu. tutto per poter partecipare a questo progetto, che Sarà vedremo se riusciamo a farlo andare la nostra seconda notte degli Oscar radiofonica. La prima è stata avanti. Eh tantissimo sì, tempo caro, è fa. stata tantissimo tempo fa. Era Epica. l'epoca di chi è che aveva vinto? E penso che, Il miglior film. Te Non mi ricordo, non mi ricordo. Penso che fosse sicuramente a lo metà dico, degli anni sono 2000, quindi 2006, 2000, 2007, no, 2008, di più, 2010. 2010, 2010, quindi 10 anni fa, 11 anni fa. Qualcosa così, Beh, sì. celebreremo il No, decennale. era l'anno dopo di Spirited Away. Ti ricordi quella famosa Ok. Spirited Away, certo, come no. Spirit, c'era questa cosa di Spirit e Spirited Away, che aveva vinto Spirited Away, però Eh sì, chiaro, ha cioè, vinto 80% del titolo di Spirit era in quel esatto, in titolo lì. italiano e La città incantata. Ti è Sì, cantato, esatto. È stato il primo film d'animazione a vincere l'Oscar. però. È stata iscritta la categoria e il primo film d'animazione a vincere l'Oscar è stato appunto La città incantata di Miyazaki, che è bello. Esatto, è Che vinse bellissimo. per la categoria del film straniero, che adesso non esiste più, esiste la categoria del film internazionale, si chiama, perché Sì, adesso ha ovviamente non cambiato. ci sono Ah, più queste internazionale è barriere, diventata. insomma, sì, Sì. Ne esatto. hanno messe altre di barriere, secondo Ah, me. perché Molte di straniero, più. parliamone, parliamone. No, è una cosa che non. Allora, devi avere allora, il 30% di personaggi, attori di un'altra etnia. Ora, se io regista voglio fare un film sui vichinghi, ci devo mettere un asiatico, una persona di colore sui vichinghi. Se vuoi essere Non lo candidato agli so, Oscar, ci perché può se non essere vuoi, una cosa, se se no, non poi te ne anche non frega niente, farlo. allora fa. Sì, cioè, Incredibile. ok. Ma se pensiamo anche a Thor, cioè Heimdall, per quanto io adori Idris Elba, Idris Elba è un uomo meraviglioso, non ci sta. Secondo me, però è un personaggio comunque, diciamo, inventato. Anna Bolena, per definire su Anna Bolena, una donna di colore. Anna Ma Bolena, scusa un poi è attimo, storia, cioè non Anna stiamo Bolena. parlando di Scusa un attimo, funzione. invece Superman di colore, come lo vedi invece? Come Allora, nei fumetti c'è. momenti c'è? Ok. Allora, aspetta, non mi ricordo quale. Ah, in un mondo alternativo c'è un Superman di colore. Non ce lo vedo, sinceramente Non ce detto. lo vedi, no? Non ce lo vedo. Però a me è piaciuto Henry Cavill, solo a me è piaciuto Henry Cavill, immagino, come Superman. E mi piace sia lui, mi piace anche un sacco Taylor Hawkins, che fa Superman in Supergirl. Lui mi Ok. piace come Superman. Quello che hanno scelto nuovo fa parte di un universo alternativo. Bisogna vedere come lo introducono, se ok, questo è Superman, punto, o spiegano qualcosa sul fatto che sia così diverso. Non lo Beh, so. dato che si è iniziato a parlare di Superman, possiamo parlare anche del tuo canale Esatto. YouTube, no? Dato Possiamo che vederlo, citi possiamo un vederlo. personaggio sì, si Dei chiama The fumetti di Lane's Superman. Corner perché io adoro Lois Lane ed è proprio l'angolino di Lois Lane, in pratica, che mi piace molto l'idea della ragazza di Superman che è una giornalista. E appunto a quello è dedicato comunque il canale, anche il mio logo sono io quando ho dei capelli lunghi vestita da Supergirl Ecco qua, col infatti. mesitino, cioè, mi piace molto e il canale pian piano pian piano in grana Bene, adesso bene, bene.
Passeremo da tre video a settimana a due, appunto, perché poi farò tutte le recensioni degli Che è Oscar, dei film degli questo, Oscar. Eccolo qua, sì. Ed no? Io eccolo lì, clicco Topolino. subscribe, così sono già pronto. Oh, che Tac. bello. E Un'altra appunto sezione. adesso sto introducendo un po' l'idea delle monografie, ovvero del video sul singolo attore o regista. E la prossima che uscirà, una delle prossime che uscirà è dedicata a Jennifer Lawrence, secondo te ce ne piace molto. Senti, ma parlaci pure di questo colore natalizio, diciamo così. Cosa è successo qua? Una crociata è successa. No, Allora, l'idea soltanto. è stata diabolica. L'idea, ammetto, l'ha avuta il mio compagno e mi ha detto: ma perché non fai un calendario dell'avvento delle recensioni dei film di Natale? E io, ma sai che ci sta, ci siamo Bella, armati bella. di tutto. Ho visto una quantità di film di Natale che ho di Natale, no, odiavo già il Natale. Però è stato divertente, ho visto un sacco di film carini, ma molti li avevo già visti. Oltretutto, la cosa più comica è che il film di Natale più famoso di quello che viene trasmesso a Natale, il famoso di tutti, non l'avevo mai visto, Una poltrona per due. Ah, L'ultimo film l'ho tra visto la l'altro, sera prima della recensione. film di Natale che è famoso, perché, cioè, quando lo dico all'estero io non ci credono, dico, ma come fa? Il film di Cosa Natale c'entra? in Italia è un rito, cioè Una poltrona per due è Natale. E non l'avevo Non mai visto. c'è 30, io ho motivo. quasi 40 anni, 37 anni che è uscito, non l'ho mai visto. Cioè, l'ho visto prima di fare la recensione. Volevo mantenere il record fino ai 90 anni, invece no, mi ha fregato prima. Come mai secondo te questo interesse così? Ma Ma forse perché lo perché fanno sempre alla vigilia di Natale, perciò è più o un meno sì, classico è stato un accendere la caso TV, forse. che l'hanno fatto in giorni diversi. So che nella mia famiglia non si è mai stati abituati ad accendere la TV a Natale, perciò l'ho sempre saltato. E ho Infatti. visto alcuni film carini, Gli eroi del Natale, graziosissimo, è una cosa che non conosce nessuno. In pratica, e parla di una visione dal punto di vista degli animali della mangiatoia della Natività di Gesù. Ah, È però. troppo carino, Bello, bello. interessante. Anche il primo che ho Bello, recensito, Jingle Jungle, è carino su Netflix, che è stato proprio il film di Natale di quest'anno per Netflix. È molto colorato, molto bello. No, noto con piacere che non hai recensito nessun cinepanettone, meno male, No, comunque, no, sennò. no, no. Saltati proprio ai pari. Un Capito. solo film italiano recensito. Sì, vediamo un Parenti po'. serpenti. Ah, ma dai. Bello, che non era cattivo Merita, come voglio idea. dire. Bello, però è insomma molto pungente, molto cattivo come film, però racconta comunque di una storia di Natale anche quello. Certo, infatti. Sono alcuni film che mi hanno molto colpito. Ho pensato dentro, giustamente, visto che mi piace anche la puntata di Black Mirror, White Christmas. Chi l'ha Vero? Sì. vista, poi se ne scorre sul tavolo ad ondolare perché è tremenda. È malefica quella puntata. Ma voi Bene. sapete che c'è un collegamento tra Una poltrona per due e Il principe cerca moglie, vero? Eh sì. Quale? Perché ci sono i due vecchietti Ah, infami sì, è che vero, compiti la scommessa sono anche nel Principe cerca moglie. è vero. Sì, fanno un accenno appunto a Una poltrona per due. I mendicanti, Bellissima, Come bellissima questa mendicanti, cosa. che lì sono Chissà chi ha avuto questa due. idea. Lo Guarda, stesso prendo regista, visto che il per regista è lo stesso, preso proprio lo stesso. male. Vai, John buttiamoci. Landis, ha detto Giornale facciamo. se. Tra l'altro, regista Grande, di uno dei miei grande. film preferiti, che è Un lupo mannaro americano a Londra, che è tra l'altro un Quello è filmone. bellissimo. È un filmone tutto alla prima trasformazione da umano a lupo senza stacco di camera. Cioè, c'è Fantastico. qualche stacco di camera, ma è talmente fatto bene che è impercettibile. Sembra che lui si trasforma veramente in un lupo. Fantastico, sì, me lo ricordo. Gran finale. E l'abbiamo studiato all'università, te lo dico. Ah, Sì? sì? Bello. Ce l'hanno notificato come un passaggio della storia del cinema. Sì. Sì, Quella scena lì. Fantastico. è fatta molto bene. Poi adesso magari sembra una cosa da niente, ma quando è uscito non era una cosa da poco. No, 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 assolutamente. No, chiaro, chiaro. Gran Tu film. devi Chiaro, essere bravo chiaro, anche come assolutamente. regista. Sì. E parlando sempre del Principe cerca moglie, la seconda parte l'avete vista?
Non esiste Ancora nessuna no. seconda parte, non diciamo non esiste la seconda parte del principe cerca Il moglie. principe cerca il Che sì, figlio. che sì. Cioè, Esatto. è talmente, Esiste. allora, l'idea è Esi talmente l'hanno fatta, assurda. però. Mezz'ora volevo buttare la televisione, volevo buttare. No, Hai provato a ho capito, vederlo? tu stai Mezz'ora. rifiutando. Non esiste, non c'è. Il principe cerca moglie era così carino, era così divertente, secondo me. Era tipico film di quegli anni, ma era forte. Non No, ma trovavi anche perché ti fa vedere nel principe, nel principe cerca moglie che lui non ha nessun'altra storia, nessun'altra relazione, non ha niente tranne l'arrivare, conoscere lei e innamorarsene, e poi ti presenta questa cosa Ecco, che. si sono inventati questa cosa che veramente non c'entra un cavolo con quello di No, prima. non lo vedrò, non lo vedrò. Allora, no, tu devi solo Come vederlo per esperienza da curiosità fare, quello cinematografica. e la Snyder È Cut, un'esperienza. stessa sera. Sicuramente daremo uno spoiler, però c'è da dire che hanno ricreato delle scene di un film precedente come nuove che non sono mai che non sono, è allucinante, è un triplo, devi vederlo, devi vederlo. Tra l'altro nel film originale, Poi se mi ricordo. una volta visto Vai, vai. quello, lascia andare. Basta e avanza. Dicevo, nel film originale, E tra l'altro, c'è un cameo, una scena di un attore che sarebbe diventato famoso di lì a poco. Non so se vi ricordate chi era. dillo Oddio, che lo Se non ricordate la ricordo. scena dove Eddie Murphy dimostra le sue Ah, abilità, sì. come. Il Non mi criminale che entra ricordo. nella Il Lamburger criminale. Vero, vero. è Samuel Jackson. Samuel L. Jackson. Cavoli, Samuel L. Jackson. vero! Oddio. Samuel L. Jackson, che Vero, vero. all'epoca non era famoso, era penso uno dei suoi Samuel primi Jackson ruoli. è un portento d'attore. Sì. Cioè, la parte che fa in Django Devi. è definitiva. Geniale, geniale. Vi Molto sconvolgerò bravo. ancora la vita dicendovi che hanno annunciato Ace Ventura 4 sempre da Amazon Prime, Aiuto. quindi Sì, vedremo allora. cosa succederà. Non c'ho paura. Non è il 3 di Sventura? No, no, il 4, il 4. 4? Perché sentivo parlare che avrebbero scelto Evan Peters come Ace Ventura, che sembra il nipote pazzo. Ci potrebbe Di Jim stare. Carrey. E no, allora a me piaciucchiava Ace Ventura, non mi ha fatto mai impazzire, sinceramente. Ne ho visti i film più belli di Jim Carrey, però no, non lo so. Jim Carrey ha fatto grandi film, ha fatto anche grandi film drammatici, secondo me. Vero, ha fatto anche cos'era il Truman 13 Show, l'hai Rock? visto? Mi sono reso conto. Un film thriller Sto rendendo anche conto che il 3 credo lui. Sì, dove non l'ho mai visto. no. Ha fatto di un thriller che è il Number 23, che è molto, Esatto. molto strano, molto particolare. Bello Ha quello. fatto, vabbè, in italiano è Semi lasciti ti cancello, in inglese è The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, uguale proprio. Quello Esatto. è tanto tragica quanto bella la storia. E lui è bravo. Infatti. Soprattutto Sì, no, pare che lui lei. sia un uomo molto triste con la vita personale. Come Totò, che in sé a suo tempo era un uomo molto triste, molto malinconico, poi quando era davanti alla cinepresa diventava un'altra persona. Un po' come Robin Williams, anche, no? Quindi anche Sì, lui era. esatto, anche lì che peccato. Sembra una cosa, un marchio un po' dei comici Sì. anche hollywoodiani, ecco, questa cosa, per cui incredibile. E ho una domanda riguardo, bene, abbiamo parlato di serie, no? Però ci sono anche i film seriali, che sono un'altra cosa, no? I film Sì, seriali, le le saghe. saghe, esatto, che adesso forse non ce ne saranno più visto che esistono le serie. Però c'è stato un periodo in cui c'era questa, penso ai primi anni 2000, anni 90, però Sì. più che altro per i fantasy. Poi non so se c'hai una serie di film tra i peggiori e una serie di film tra i migliori. Io penso, quelle peggiori ce l'ho già, la mia. Tra i peggiori, ti dico, il peggiore di tutti Twilight, sul The Twilight. genere Twilight non è neanche sotto il peggiore. Subito sopra c'è Divergent, che ha il finale più Ah, già è assurdo della vero. storia. Brutto, brutto, brutto. E la migliore, non ti so dire neanche se è Harry Potter, perché ci sono anche libri di Harry Attenzione. Potter, pezzi di Harry Potter che non sembrano neanche scritti dalla Rowling.
Però comunque è una saga fatta bene, assolutamente. Una bella saga, secondo me, è stata appunto Hunger Games. Hunger Games, ok. Quella è una bella saga. Ormai si è un po' abbandonato l'idea delle saghe, però The Maze Runner è abbastanza carina. Simile un po' a Hunger Games, in realtà, no? Sì. Sì, Assomiglia comunque è un tutto sul genere distopico. po'. Adesso forse si preferisce fare appunto la serie invece della saga cinematografica, tipo Infatti. L'Hobbit, no. L'Hobbit non, hanno fatto di un libro di 300 pagine tre film da 3 ore a film. Però Signore degli Anelli rimane comunque un Gli Anelli non classico, si può dire niente. non si Quando può sento toccare. parlare di remake mi viene male. Perché comunque Peter Jackson, quando Però hanno annunciato sembrerebbe il regista, ho avuto paura, invece sì. che opera. Sembrerebbe che stanno facendo però una serie sul E Signore degli Anelli. una No. serie sul, sì, sulla, però sulla parte narrativa del Silmarillion, a quanto ho capito. Comunque molti, molti, 2 miliardi d'anni prima. Perciò riguarda Sì. l'universo di Tolkien, ma non riguarda i Signori degli Anelli. E quello vedremo. Stanno facendo anche, stanno producendo adesso, non so a che punto sono, una saga sulla fondazione di Asimov. Aiuto, quella è difficile proprio da Una fare. saga su come? Sulla fondazione di Asimov è attualmente penso il più grande scrittore di fantascienza, e la storia è stupenda, molto lunga, e era in produzione la serie, era già uscito il trailer, non sembrava male. E anche lì è una bella scelta coraggiosa. Se viene bene è un Certo, miracolo. comunque sì, effettivamente diciamo ufficialmente l'Ace Ventura sarebbe il terzo, perché hanno fatto effettivamente un Ace Ventura che però per la disposizione italiana l'hanno messo Ace Ventura 3, ma nel titolo originale sarebbe Ace Ventura Junior, quindi anche Esatto, lì esatto. mettere il nuovo titolo, Vabbè, in Italia ci si diverte con scusate, i titoli delle cose per perché... cambiarli. Ma sì, ma in Italia, come in tutto il mondo, avevamo già parlato di questo tema con Matteo, ci sono alcune traduzioni che sono degli spoiler grandi come una casa, non so se ti ricordi, Allora, Matteo. c'è The Day After Tomorrow, che allora, in italiano hanno tradotto come la città si risveglierà all'alba. Una cosa di questo Così, genere, e ti dice comunque che qualcosa ci sarà del genere. questa invasione, e invece The Day After Tomorrow, comunque potevano chiamarlo, lasciarlo in inglese. La cosa più sconcertante per quanto mi riguarda questo tema è stata la traduzione, se non mi sbaglio, coreana o giù di lì, del Sesto Senso. Questa non la so. Il titolo è Lui è un fantasma, o qualcosa del genere. No, Cioè, ti prego! ma davvero? Sul serio? No! Sì. Se mi fate Non ci dare, posso faccio una ricerca credere. veloce, però è così. No, beh, il genio più totale. Ma come fai? Cioè, Incredibile. Scheinman è venuto un infarto quando ho visto. Cioè, ci ha Incredibile. giocato la sua fama su questo film. Ma visto che stiamo parlando di Esatto. Shyamalan, Sì, un po' complicato. che c'è stato un crollo dopo un certo punto, cioè è stato molto bene con un film Sì. sensazionale, appunto. Poi c'è stato un crollo con altri film che non nomino, però. Glass, la serie di Unbreakable, Split e Glass è strepitosa. E poi sì, è stato un punto ritorno con questo, Ah, quindi. ma Non lì, allora ti toccato dico, male. per Split e Glass, grande merito va a James McAvoy. Sì, Lui è infatti. un attore e vedi 23 persone. Sì, è vero. È una cosa Split è incredibile. impressionante. It è incredibile, ha fatto appunto anche Dark Materials. Ha fatto nelle cronache di Narnia, lui è il signor Tumnus, il Però. trauma. Vero. E ha fatto anche appunto una monografia su di lui, perché è un attore tanto sottovalutato, perché se lo calcolano in pochi, ed è un grande attore. James McAvoy, sì, effettivamente sì, però adesso comunque è emerso con questo fatto di Split. Prima era un po' Sì. dietro le quinte, però sì, secondo me meritatamente adesso Dopo è di Split arrivato. c'è anche l'attrice del momento, c'è Anya Taylor-Joy, che è una delle Esatto. ragazzine, quella protagonista, diciamo. Che ha fatto Beh. The Queen's Gambit, no? È lei il Sì, protagonista, no? anche qui sì. Il bello di quel titolo è cosa significa in inglese, perché il gambetto di donna
che non aveva, in te non aveva avuto molto senso, è una mossa di scacchi. La regina degli scacchi, sì, ci può stare, però il bello è il titolo originale, secondo me. Ma è difficile tradurre i film comunque dall'inglese, io dall'italiano. Cioè, io ridevo ai titoli italiani. In realtà, tipo anche Silver Lining Playbook è una cosa difficilissima da tradurre. Sì. Silver Lining è un detto inglese, cioè vuol dire appunto il lato positivo, però tu lo vedi in italiano, c'è il lato positivo, vabbè, che Che film è? bello il film, bellissimo. Grandissimo film, tra l'altro, sì, confermo. Con De Niro, con Jennifer Lawrence e lui, Bradley Cooper. e beh, dico perché non c'è una volta che mi ricordo al primo colpo il nome, non so perché mi piace da morire. Lui ha fatto un Sono... salto d'attore incredibile, È il da caso... Notte a Leoni Esatto. a quello dove lui fa il cecchino. American Sniper, sì. America Sniper, quel film lì ti toglie il fiato, è strepitoso. E poi Io canta anche. ti dirò, lui meritava l'Oscar con Silver Lining Playbook, secondo me, però forse che più della Lawrence, però poi Sì, qualcuno mi dirà. assolutamente sì, secondo me sì. La Lawrence è molto brava. La Lawrence è una di noi perché agli Oscar è caduta sul Esatto. palco. Quando va su red carpet, fangirla a tutti gli attori che passano, è meravigliosa. Le sue interviste sono uno Infatti. spasso. Stavi a dire qualcosa, Andrea? Non ti, mi sa che ti ho interrotto. No, 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 niente, no, no, assolutamente. No, non mi ha interrotto. Stavo cercando la fonte della traduzione del titolo, però No, no, questa cosa qua è traumatizzante. Titoli Ma più sì, assurdi forse sì. della tradotti, comunque c'era una lista, mi ricordo a suo tempo che si andava a Sì, avevamo vedere. trovato una lista, sì. Forse quello Però più assurdo, mi ricordo quale che fosse, però questa qua, la traduzione coreana del sesto senso è è già tosta. bella. Sì, non ricordo se era coreana o qualcosa, però va lì, è lì, è giù di lì. È Diciamo che tosta. quasi perdiamo i coreani da quanto è Vabbè. bello Parasite, però vabbè. Effettivamente. Quello è un Effettivamente. bel film. L'ho visto molto dopo perché non mi convinceva. È troppo bello. Troppo, troppo bello. Fatto molto bene, particolare. Tu hai visto che i film precedenti del regista Sì, che sono tutti ha Parasite, osso? probabilmente il più bello, secondo me. Parasite, Sì. A sicuramente. parte che Confermo. fossi sommersa dai soldi, vorrei abitare in quella casa. È la casa più bella che abbia mai visto. Per il mio Vero. gusto è strepitosa. Ma poi sono bravissimi gli attori, anche a livello registico fa paura, perché vedi tutte le riprese della casa dei protagonisti, che loro sono sfortunati, tutte fatte dall'alto verso il basso. Tutte le altre sono fatte dal basso verso l'alto per far vedere quanto loro siano elevati e loro siano comunque più degradati, più sfortunati. Ci sono delle cose particolari in Parasite. Interessante, Sì. interessante. Bene, dai. Mi Sì. regalo un'altra chicca, che sembrerebbe che in Portogallo, se non mi sbaglio, il pianeta delle scimmie è l'uomo che viene dal futuro. Ah, ecco. Ok. Va bene. Pianeta delle scimmie è praticamente il finale. Tu metti, eccolo qua, l'ho trovato, datemi un secondo. Bruce Willis Bellissimo. con... Sì, è lui, è lui, è lui. In Ma gli Cina. spoiler. Lui è il fantasma, sì. Titolo Lui è il originale, Il fantasma. Sesto Senso, il titolo in Cina è Lui il fantasma. Poi non guarda. Cioè, io non voglio mangiare come antidoto anche The Others, la famiglia Di fantasma. Others, Secondo me si chiama così. Others è allucinante. Cioè, anche quello è un altro film Non ci che. credo. No, che non te Thelma e l'aspetti. Louise gli hanno messo. Non c'ho paura. Scusa, ti ho interrotto. Finisci, finisci. No, appunto che di Odessa anche lì ti frega perché tu pensi tranne il finale, invece poi ti frega totalmente. Non ci Comunque, credo. vai, vai. Thelma e Louise in Messico l'hanno chiamata un finale inaspettato. Davvero? È vero che Un non ti finale aspettavo il inesperato. finale, però. Sicuramente non te lo aspetti, quello è sicuro, Sì, quello si è proprio. chiamano, cioè, hai dato lo spoiler.
Ho recuperato i titoli italiani più assurdi di sempre, comunque. Ho recuperato una lista. E io ho recuperato quello che mi ricordavo, a parte se mi lasci ti cancello, però c'è anche al numero 8 tra i peggiori, cioè prima ti sposo e poi ti rovino, che era Intolerable Cruelty con George Clooney. Cosa c'è? Prima ti sposo e poi ti rovino. Poi, vabbè, Atto di Forza, che secondo me, che lì, vabbè, non si poteva tradurre Total Recall. Babbo Bastardo, appunto, che è Bad Santa. Beh, Santa, anche quello l'ho recensito a Natale. Eccolo. Era immancabile. Io ero un po' in dubbio se recensirlo o meno, Sì, ma è da recensire. certo, assolutamente. Poi vediamo Ce ne ho un cosa altro, vediamo. vai, Ti rubo un attimo il momento. vai. The Shawshank Redemption, che in Gli anni della italiano. libertà. Reale libertà, vero? Sì. In Finlandia il titolo è una cosa come Rita Hayworth è la chiave per scappare. Però aspetta, non è così assurdo perché il primo capitolo della libertà si chiama Rita Hayworth è la chiave per la fuga. Addirittura, ah, quello Sì, si ispira a quello, si ispira. io Forse si ispira a quello, adoro, sì, però. adoro quel libro, tutta la saga dei. Si vede si sono Cioè, ispirati al titolo sì, perché fa del parte capitolo. di un libro di King con quattro con all'interno quattro racconti famosi che hanno dato film famosi. E è il primo nome del primo capitolo. Sembra strano, ma è quello. E da lì viene anche Stand By Vedi, cioè, Me. hai scoperto Sì, l'ho scoperto ci hai dato perché la soluzione. a Rebus. Esatto. Però vabbè, cioè, lui è il fantasma. Penso Beh, ma che ce ne sono tante. In Cina, si vede che in Cina piace molto fare queste cose. Ad esempio, io non ho mai sono visto molto questo film. essenziali loro. Non ho mai visto questo film, si chiama The Faculty. Ah, Non sì, The Faculty, suono. certo. Sì. Il titolo in cinese è I professori non sono umani. Ok. Grazie. Molto Quindi gentile. se lo vorresti vedere, Non lo sei in so, cioè. Cina. Io ho paura di vedere se hanno dato un nome diverso da Chico, che non ha mai detto che fine fa il padrone muore. Adesso. Incredibile. Tu sei andato a recuperare una lista di titoli che raccontano il finale alle persone, che spoilerano praticamente. Ci farò un Pazzesco. video su i titoli improbabili su YouTube. Titoli Guarda, improbabili. il prossimo video lo voglio fare. Dovrebbe essere una rubrica quella, sì, Sì, i effettivamente. titoli improbabili. Ho tra le curiosità che metto su TikTok e su Instagram. Ma se vi, I guarda, titoli improbabili. se vi dico come si chiama in Turchia, Brokeback Mountain, ci chiudono il canale. Meglio di no. Meglio di no. Non lo voglio immaginare. Però, no, me lo dirò Diciamo, forse. la coloriamo, cioè la mettiamo politically correct, cioè cowboy omosessuali, questo è il titolo. No, vabbè, ti Meglio. prego. Sì. Effettivamente parla, Seconda, cioè, secondo la fonte, diciamo, che ho trovato io, eh. no, ma in realtà è un problema perché io Però. sono andato a Venezia a vedere il film e io non sapevo di cosa parlasse il film proprio, quindi non ero al corrente. Quando è arrivata quella scena, non, cioè, è una sorpresa se tu non lo sai. Sì, è molto bello. Il film è molto bello. Assolutamente, assolutamente. E che lì è un attore che non si cacca con nessuno, Jake Gyllenhaal. Lui è un grande, a me piace moltissimo, Lui è specialmente no, veramente lui è bravo. molto bravo, lui è molto bravo. In Prisoners specialmente, Sì. Prisoners. Lui. Allora, beh, lui il primo film che ha fatto è Donnie Darko. Donnie Darko Bellissimo, è. bellissimo. Ancora non ho una spiegazione al finale, però no, nel senso del film, perché è molto complessa, però lui è veramente bravo. Lui conoscono tutti, ah, ma è quello che ha fatto Spider-Man, ha fatto anche Yeah. altro. Ha fatto Sì, esatto. Zodiac. Zodiac è veramente Zodiac, bello, bello. molto bello, Filmone. molto bello. Sì, Tra io poi. l'altro, uno dei candidati agli Oscar è appunto di David Fincher, che ricordiamolo, visto che è uno dei Sì. pochi film americani candidati agli Oscar, si chiama Mank. Sì, infatti è il primo che voglio vedere appena finisco Onward. Che è su Voglio vedere Netflix. Mank, sì. E Zodiac è molto lungo il film, perché comunque si parla di 3 ore di film, però è bello. È tratta di un caso
caso che di vita reale, l'assassino dello zodiaco. Qui sono appassionata di serial killer. Perciò Che apre questa un'altra storia. parentesi enorme, perché ci sono un sacco di film recentemente che sono anche film e serie più che altro che hanno parlato Sì, di. che hanno parlato. Sono anche serie, c'è The Act che parla del caso di Gypsy Rose e della madre, che è un caso inquietante, allucinante. Ce ne sono tanti, hanno fatto un film su Ted Bundy, Bandi, mi ha detto tutti che era tanto forte. discusso perché hanno scelto Zac Efron a fare lui, perché lui comunque a suo tempo era un bell'uomo, però è stato criticato Efron. perché hanno scelto un bell'attore. Non è che sono solo i secchi, sono tutti belli, sono tutti brutti, e se sei... No. Era il suo punto, per quello la gente lo seguiva in quello che erano le sue idee, le sue malefatte, No, perciò... Zac Efron è stata una bella scelta, secondo Sì. me. All'inizio ho storto un po' il naso, ti dirò. Poi quando ho visto la sua prova d'attore, ho detto wow, È bravo. chapeau, chapeau. Io l'ho adorato in The Greatest Showman. È nel Ah, suo non l'ho campo, il visto. musical è il suo posto, perché giustamente lui viene da School Musical. Ci ho messo un po' a capire chi era, perché lo vedevo qua nella preistoria, penso a School Musical. Lui è bravo, lui è molto bravo. Anche lui è un Però po' legato al ruolo da Belloccio, però è bravo. Zac Efron, quindi sì. Sì, no, infatti mi viene in mente questa cosa qua dei serial killer, perché effettivamente è una cosa che è stata che c'è stato un picco nei primi anni 90. Mi ricordo che Sì, c'era sì, con sì. Silenzio degli Innocenti, e però Sì. c'è stato un po' i primi, diciamo così, le prime volte in cui si vedeva. Cioè, allora, la storia del cinema è piena di questi demi, mostri di Assolutamente. Dusseldorf, però diciamo che è andata in auge molto negli ultimi 30-40 anni. Quindi, Esatto. ultimamente molto di più. Adesso in American Horror Story ci sono un sacco di serial killer che vengono nominati. Nella quinta stagione Hotel si vedono proprio, cioè, alcuni episodi in cui sono i più famosi serial killer della storia, e li vedi comunque nella serie TV e ne parlano, e poi quando capisci poi chi sono, lì da appassionata vedere l'attore ho capito che chi stava interpretando. E Certo. un'altra serie serial killer interessante, che comunque non è violenta, non è, cioè, è guardabilissima, è oddio, un momento di vuoto. Oddio, te l'avevo in mente un secondo fa su Netflix, che parla di come Quantico ha ideato il modo per trovare serial killer. Stop, Mindhunter mi hanno suggerito. Ma Mindhunter, sì, Mindhunter, quello di sì. mi è scappato di mente. Mindhunter è bellissima. Veramente bella, fatta molto bene, e all'impronta poliziesca, perciò non vedi scene brutte da vedere, perché mai non è pronto, ma Mindhunter è bella. Comunque che Zodiac, in realtà il film non è violentissimo, se ci pensi, non No, è Zodiac proprio. no, vedi qualche scena, anche quello risulta adesso un caso irrisolto ancora. Sì, io ho avuto a che fare con personaggi che si. Cioè, poi sono i mitomani che dicono a un certo punto: mio padre era il Zodiac Killer, che li saltano fuori tipo ogni anno No, in ma America, proprio oltretutto è una cosa spuntano. che mi lascia perplessa, che in America, quando si cercano un serial killer, ci sono centinaia di persone che chiamano per dire: sono io questo serial killer. Cioè, è una cosa incomprensibile, Incredibile, perché cioè, sono. tu rischi di finire, cioè, meno di essere indagato. Poi ovviamente se chiamano in 2000 non puoi indagare tutti, però è assurda la cosa. Beh, c'è anche questo aspetto per cui la cultura americana per cui si glorifica, diciamo così, a volte anche questo personaggio. Quindi per questo Sì. poi loro, pur di arrivare a successo, decidono di darsi la Dai colpa. Questo è tempi, un prima dei tempi di sì. Bonnie e Clyde. Se si Vero. pensa che appunto, cioè, si parla del serial killer di Ed Kemper, che lui si è costituito perché nessuno sospettava di lui, nessuno se lo calcolava, e lui si è costituito perché non ha avuto il suo momento di gloria. Incredibile. Perché è pazzesca la cosa. Tutto un film che ha vinto l'Oscar, che riguarda una serial killer, il Monster, con Charlize Theron. Vero, Charlize Theron vero. vinse
come miglior attrice, e lei ha interpretato Aileen Wuornos, che era una serial killer molto, molto spietata americana. Che Sono un sacco americani una questi. rarità in realtà, perché comunque il serial killer è solitamente maschile, però in Sì, questo caso. sono pochi casi, ma ce ne sono. Anche in Italia ce ne sono state delle serial killer. Una serial killer su tutte è italiana. Sì, che mi ricordo, non mi ricordo il nome, però sì, ho capito che. Leonarda saponificatrice di Cianciulli. Esatto, Leonardo Cianciulli, la saponificatrice di Correggio, ai tempi fece Leonarda un bel Cianciulli. po' di vittime. Vero, vero. La Effettivamente sì. prima serial killer della storia repubblicana italiana. Esatto, guarda che Esattamente. cosa è bellissima. Anche qua in Italia abbiamo i nostri Offriva parruati. offriva offriva biscotti fatti con le ossa delle vittime e Esatto, dolcetti e sì, e sapone faceva fatto sapone. con appunto quei resti delle Mi vittime. sono documentato perché volevo fare un lavoro su questa storia, quindi sentiamo piuttosto bene come la fa. Sono delle Sì, storie tremende assolutamente. e fa impressione poi quando le leggi dire ok, questo è successo veramente. Questa cosa è successa veramente ed è inquietante. Beh, Capire sì. da dove gli è partita questa deviazione che hanno, perché boh, Tant'è vero che chissà. comunque quando Thomas Harris, che scrisse Il silenzio degli innocenti, doveva scrivere il seguito, venne a Firenze per seguire il Il caso del processo mostro di Firenze, del mostro sì. di Del Firenze. Quindi questa è una cosa che mostro di pochi sanno. Firenze. Perché mi sembra che ci siano riferimenti anche, poi non ho visto i Sì. seguiti, però. Tant'è Sì. meno la serie. Sì. Anche per Scienze Innocenti è un'altra pietra miliare sul genere perché è bellissimo. Assolutamente. Anthony Hopkins è diventato iconico in quella parte. Cioè, se qualcuno non conosceva Anthony Hopkins, da lì. Da lì è esattamente. Impossibile non No, Sì. lui è dietro al vetro, che appunto che, una scena molto bella, secondo me, quando lei arriva e lui riesce a capire che profumo indossa. Cioè, si avvicina e dice, tu porti questo profumo, è inquietante. E poi la scena famosa del fegato delle fabbriche Chianti. Esatto. Tra l'altro, non so se sapete che loro due, una curiosità, che loro due non si sono mai parlati sul set fino all'ultimo Oddio. giorno. Non lo sapevo. Sì, è stata una proprio Una una scelta per scelta, mantenere. non so se del regista o degli attori stessi, o penso di Anthony Hopkins, molto probabilmente di Anthony Hopkins, che non Per voleva renderla più e verosimile. alla fine si sono salutati normalmente, però comunque Jodie Foster nelle interviste aveva detto che aveva avuto soggezione comunque della persona, cioè non voleva vederla, però Vabbè. prima di vederla quanto Hannibal Lecter, Cavoli. quindi Soprattutto nella è una pandemia, tra la tecnica. pandemia si sono ritrovati, hanno Sì. fatto una videochiamata assieme, è stata molto divertente da vedere. Tra l'altro è una tecnica che ho utilizzato secondo fonti di, non ricordo l'attore italiano, ma anche Gian Maria Volonté lo utilizzava questo quando era diciamo, il cattivo, il buono in una pellicola. Lui si limitava ad avere con i suoi colleghi attori solo il contatto durante la diciamo, durante il rodaggio della scena, diciamo, della Ok, gravazione della Actor scena. Studio, Actor Studio. invece una cosa al contrario è stata per Shining, la moglie di lui è stata trattata malissimo durante, cioè Kubrick ha detto trattatela male per tutto il periodo delle riprese, cioè lei era esaurita durante le riprese ma perché la trattavano orrendamente e l'hanno fatto per rendere bene il suo personaggio. E ha avuto problemi fino Poverina, adesso, la poverina. sì, Chissà. assolutamente. Ha avuto Chissà. problemi a lungo termine perché Sì, dopo lei è stato purtroppo la un. Duval. C'è stata un'intervista di recente con un dottore, e lei non c'è più con la testa proprio. Penso che era quel periodo lì, insomma, aveva avuto un Un trauma. trauma totale proprio, sì. È Kubrick è un maestro, però è un pazzo. bello un pazzo. Sì. Tutto pazzo. È anche un pazzo, però. Per quanto Ma è vero, mi allora. piace tantissimo Arancia Meccanica, ma devi essere un po' pazzo per pensare a questo. Sì, effettivamente, sì. È vero che quello che si dice che sarebbe morto sul banco di montaggio mentre stava facendo Eyes Wide Pare di Shut? sì, Diceria, c'è vero? questa voce.
Beh, io un po', Chissà. vabbè, ho studiato, però vabbè, Vai. probabilmente non si sa, nel senso poi pare che sia morto di crisi cardiaca, di arresto cardiaco, quindi nel sonno, Esatto, però ma non... Ah, ci sono molte teorie a riguardo, nel quale non entriamo, se no andiamo fino a domani mattina, ok. È più effettivamente. poetica però quella della sua morte sul set perché era la sua vita il cinema, Sì, perciò... sì, sì, Ah, sì, beh, sì. sì. Comunque era una persona che non si curava, ecco, fisicamente, quindi molto Vero. probabilmente è stato un... Poi fumava in maniera, cioè, una sigaretta dopo l'altra, per cui dopo un po' ovviamente la cosa può capitare, ecco, per cui... Ovvio, ovvio. Infatti, Quindi... io ho visto questa serie di action figure con i registi rappresentati con quello che possono essere i loro visti e i loro film. E quella di Kubrick era appunto lui con cioè, il suo viso, il corpo con il vestitino di una delle due gemelle di Shining con una Sì, è montagna di vero. sigarette di fianco. L'ho visto anch'io. E quelle sono bellissime, costeranno un occhio della testa, ma sono troppo belle. Sì, c'è anche, se volete da vedere tipo dei commenti molto divertenti, sono anche tipo le interviste di Stephen King sui suoi incontri con Kubrick, che sono divertentissime, per come le racconta lui. Una Stephen è la King prima ha chiamata. odiato Shining. Una la chiamata che ha fatto quando Kubrick voleva fare il film su The Shining, e l'altra è quando Stephen King è andato sul set. E sono due cose divertentissime, perché poi parla proprio della follia di Kubrick e di come le cose sono poi andate, diciamo così, però è molto divertente. Sì, lui l'ha odiato, però devo dire a me è piaciuto più il film del libro. Sarà un po'. Però è uno dei casi in cui forse io ho letto un po' di libri di Stephen King, però devo dire che Misery forse è il suo libro tra i migliori, secondo Misery, sì. Misery ha regalato l'unico Oscar per un film d'orrore a Katie Bates, che fa lei, e ha preso l'Oscar come miglior attrice per un film d'orrore che non è più successo. Vabbè, cioè, lei fa paura. Io quando vedo lei anche in American Horror Story mi viene male alle gambe. A pensare a una Effettivamente scena tremenda in Misery non deve morire, tremenda in Misery non deve morire. tremenda quella scena, sì. Lei è strepitosa. Sì, è un'attrice incredibile, ma Sì. anche, non so se l'avete vista, la serie che non so come si intitola in italiano, però è praticamente la serie che parla di un coffee shop, cioè quei club dove ti vendono la marijuana. E lei è la Ok. Ah sì. titolare. Ah, ma E, non l'ho ed visto. è un registro molto comico e vi devo dire, devo confessare, mi ha sorpreso. Divertente Mi ha sorpreso però, la assolutamente. serie, sì. Molto divertente. Non mi ricordo il Senso titolo però. comico allucinante e tempi comici bellissimi. Lo cerco e te lo dico, così anche i nostri È una serie spettatori lo Netflix, tra sanno. l'altro, 2 stagioni. Netflix, Netflix. Solo due stagioni. Vederla. Quando dicono che fanno un sesso solo le donne affascinanti, le attrici belle, lei è tutto tranne che affascinante per il suo talento, tantissimo, è fuori dai canoni ed è secondo me una delle più grandi attrici che ci sono al momento. Beh, una di Oltretutto, in quelle che American Horror Story ti manda male vedere lei in Roanoke, che lei fa la parte di questa attrice che interpreta un personaggio. Ti manda un po' in... È l'attrice che interpreta uno dei personaggi della storia. Perché lì è tipo incredibile. tra documentario e storia vera. Ed è. Qual è Tizia, questa? Qual è sicuramente. American Horror Story? Questa? Come si È chiama? Roanoke, quella. Il mio incubo Roanoke, la sesta. Sesta. Lei Non l'ho fa la mai. macellaia, lei fa l'attrice che interpreta la macellaia. Incredibile. Disjointed in Disjointed, esatto, inglese. infatti, perché Devo joint vederla. vuol dire. Sì, devo vederla, devo vederla. Benissimo, ragazzi, io sarei qua a parlare ore e Ore, ore di ore, cinema e di TV, però ore. Direi che ci siamo. sicuramente faremo un'altra live così Una e poi faremo Stefania parte anche, 2. esatto, Sì. e poi la notte degli Oscar, ovviamente, non mancate, Ovvio, non sì, mancate. assolutamente. Adesso seguitemi su Instagram che vedete mille, mille video sui film degli Facciamo Oscar. vedere Lens Corner, il canale YouTube. Sì. Assolutamente, poi lo metteremo anche sul nostro video. E Perfetto. che dire, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie della tua Grazie mille, disponibilità. Stefania. Gentile. Grazie a voi.
Ciao. Alla prossima, Ciao, allora. alla Sì, alla prossima, prossima. presto. Ciao, ciao. Ciao. Andrea. È stata una bellissima intervista, insomma. Che dire, quando parliamo di cinema non abbiamo Io non limiti, nel avevo senso che perso non proprio abbiamo il il tempo. esatto, il tempo, quindi però è bellissimo, bellissimo, devo dire. Anzi, la ringraziamo Bellissima tantissimo perché conversazione. speriamo di avere un'altra possibilità di poter parlare con Stefania. Io credo E assolutamente sì. E per il resto diamo la linea niente. a noi stessi, praticamente, che A cioè, noi stessi. dopo una pausa torniamo, praticamente, It's Sviga time. no? No, no, come no? No, 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 È no, no, no. vero, no, it's alive, baby. No, scusami, no, con Scusate, tutta che sta quando fatica. c'avete questa fatica per cambiare e poi dopo Scusami, It's live, baby. It's like baby, Meglio, esattamente, meglio, esattamente. ok? Comunque, benissimo. Seguiteci, 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 seguiteci. Facebook, Ah, YouTube, aspetta, Telegram. anzi, è importantissimo questo. Mandateci messaggi qua. Sì, sì. Telegram. Tutti i messaggi che volete, che vi rispondiamo appena possiamo. Ascoltiamo Esatto. A tra poco. una. Ok. Ok, a tra poco. Ascoltiamo la musica, un brano. Vuoi mettere un brano? Fai tu, eh. Dai, mettiamo un brano. Guarda, No, fai tu, mettiamo. fai tu. Come fosse casa tua. Cosa fosse che dovevi avere? Bentornati ragazzi, bentornati. Bentornati qua. Siamo tornati in diretta. Eravamo che prima, eravamo in realtà o no? Sì. Ho chiuso il microfono nel frattempo. Io Questo è dopo ci. perché si... perché Vai, vai. quando uno mente ci sono i vari segnali, no? Cadono le tegole, si rompono gli specchi. Mentire se ho scritto live su StreamYard, scusami, come faccio a mentire? Sì. No, ma lo sanno benissimo i nostri ascoltatori, Cos'è? che siamo rigorosamente live. Infatti lui It's live, dice anche baby! il programma. Sì. Ma che cacchio vuoi? A proposito, ricordiamo, dimmi? No, Vai. ricordiamo di iscriverci sul nostro canale Telegram, che c'è qui il nostro bel link, Allora, bello, bello messo. http://barra Vabbè, se c'è nella descrizione del video, comunque noi lo mettiamo un po' dappertutto, ci cliccate e non c'è problema. Radio Alfa International. bit.ly/radioalfainternational senza .com.it.net perché è un link così. Qualcuno se lo voleva segnare, capito? Magari lo dettavo. Dai, fai tu lo spelling. B di Bologna. Io vorrei invitare poi tutti i nostri telespettatori che ci ascoltano in differita, telespettatori, spettatori e ascoltatori, perché siamo in parecchi canali. Sì, ovviamente, è perché l'asterisco non si legge, non si può leggere. Vabbè, lascia stare. Ascoltatori e ascoltatrici. Telespettatori e telespettatrici, vi vogliamo ricordare che vi ci potete seguire anche in differita sul canale di YouTube e su Facebook. Se siete su YouTube e ci ascoltate a velocità dimezzata, potete anche farvi delle belle risate. Tipo, questa parte qua, mettiamola Esempio, quando uno parla così, e quindi uno che. Hai mai visto un video su YouTube a velocità dimezzata? Sembrano tutti ubriachi, è incredibile. Andrea Castello. Comunque, bando le ciance, dopo questo, E anzi, ciancio le bande? È ringraziamo arrivato il momento? il nostro ospite, però scusa. Ringraziamo Stefania, chiaro. Ah, Stefania, bisogna ringraziarla, grazie mille, è stata una bellissima intervista. Yeah! cari, grandi applausi, appunto. Grandi applausi, grandi applausi. Lei. E sì, Scroscianti. cosa ci hai portato oggi? Facebook Ma Live. oggi è il momento di Facebook. Che... E Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Facebook hack, metti il Facebook hack nella tua vita. Allora, cosa dobbiamo aspettarci oggi da te, caro Andrea? Vi presento una nuova rubrica di Facebook hack. Ok. Vediamo se vi piaccia. Accendiamo? Allora, ti dico io quando. Accendiamo. Il nostro rituale. Refresha now! Che è la nostra sigla di Facebook hack, quindi. Eccolo qua. Il rebus dementi di Facebook hack. Aspetta, Nuova rubrica. Forti a letto? Aspetta, No, non proprio. Invitiamo a tutti di mettere un commento a questa foto. Andate su Facebook hack e vedrete questa foto e date la vostra risposta. Forti materassi. Forti a letto. Forti a letti. Forti a letto. È lì lì lì. Letti. No, vabbè, c'è nel senso, alla fine comunque non sa che il nostro pubblico a un certo punto il nostro pubblico approva, devo dire, approva. Grazie Andrea, che sei molto molto culturale. Andare su Facebook anche, ci sono altri momenti interessanti, Sanremo, insomma, poi anche le false citazioni di Facebook anche. Mi piace il bocca al lupolo, bellissimo questo. Sì, vabbè, sono comunque tutte false citazioni che ci si inventa. Questo ormai ultimamente l'ultimo anno e mezzo di moda. Hai sentito appunto che il nostro caro Corona purtroppo ha dovuto tornare in carcere, quindi dice che ha rischiato la vita, è stato bannato da Facebook, da Instagram pure, quindi una cosa per quello che ha fatto, e noi lo mangiamo con questo coronavirus. Ma che cos'è che ha fatto? Perché sono totalmente disinformato. Per entrare e andare in prigione o no? Cosa ha fatto per... Sì, cosa ha fatto per andare in prigione e per uscire da Facebook, sa, per essere bannato? Semplicemente si è fatto praticamente una... faceva questi ricatti durante il periodo di Berlusconi, li fa alle star dicendogli: se tu non mi paghi, io metto... Ah, ancora sta storia! E ancora sta storia, più altre cose ovviamente durante, e poi ovviamente, no, per Instagram invece si è sporcato di sangue, io penso fosse finto, e dicendo, minacciando, diciamo così, i giudici che l'avevano spinto. Quindi, caro coronavirus, ma io dico, ma... Allora, vedi, io dico, con un ospitata sta persona alla D'Urso, alla Filippi, dove è stato, diciamo, con una sola ospitata, il cachet che gli pagano è l'equivalente dello stipendio di un operaio l'anno. Quindi io non so perché deve... Cioè, vabbè, lo spettacolo, però... Vabbè, dai, andiamo avanti e ci abbiamo la nostra segreteria telefonica e ricordiamo... Esatto. Che vai. Se volete lasciare un messaggio nella nostra segreteria telefonica, lo potete fare nel gruppo / canale, cos'è un canale, un gruppo di Telegram. HTTP due punti. Molto, è un link molto facile. Radio Alfa Internet. Fa International, tutto attaccato. Lasciate il vostro messaggio e forse lo metteremo, lo pubblicheremo online. Dite quello che volete senza essere troppo offensivi o blasfemi. Ascoltiamoci allora questa segreteria telefonica, che dici? Questa segreteria telefonica oggi è bella gustosa. Gustosetta? Ci sono chicche e classici. E chicches, ok, va bene. Dai, sono entusiasta di questa cosa, qui dai, la metto. Mm-hmm. La metto. Aspetto, è spartito... It's live, baby. Giusto per It's parlare. Live, baby. La segreteria telefonica. Servizio di segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di It's live, baby. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Bella raga!
sto tornando, merde! Con questo super pezzo in autostrada! 130! Partigiani Xenibols! Simone! Una mucca è stata travolta e uccisa lungo la statale 118 tra Agrigento e Raffadali. 118! Ma che un po' 118? Sotto il porticato di Teramo! Puttane frodi! Oggi ne abbiamo 11, giusto? 11 di novembre. Oggi è lunedì. Sono le 3:40 del pomeriggio. Stiamo andando. Deve aggiornare il calendario. Con mio padre, Antonio. Saluta Antonio. Ma no, lo faremo. Ma come? Ancora lui? È già finita! È già finita! È finita! È già finita! Ce la faremo! Ce la faremo! It's live, baby! In diretta da Valencia. It's live. It's live, baby. Ma oggi abbiamo anche un altro... It's live, baby! La sigla finale. Oggi è mare. Buongiorno da Mondello. Oggi è mare. Bello. Oggi è mare. Signora, allora, oggi mare? Oggi è mare. Non ce n'è Covid. Non c'è niente. Comunque ci manca, devo dire, il nostro, mentre il nostro Covid va, però ci manca un po' il carissimo Berlusconi. Ma sono sempre qua con voi, io non mi lascio mai, vi consente, io sono sempre qua con voi. Aveva fatto il regalo di essere con noi l'ultima volta in segreteria, però sì, secondo te tornerà? Tornerà con Egidio Massarri e altri personaggi. Spero, perché dai, ok, mi dicono che siamo quasi in chiusura. Io c'avevo una bella sorpresa. Quanto ho? Due minuti? Non c'è tempo. Quanto so io ancora? No, ma nemmeno due minuti. Un minuto solo? Ma no, sì, era un minuto. Che cazzo, io era un minuto. Era due minuti. Poi dopo allora io direi di chiudere. Le cose cambiano, caro Benzo. Chiudiamo qua, grazie mille a tutti, grazie Matteo, grazie al nostro ospite. Bentornati, ben arrivati, alla prossima settimana. No, scusate, mi sono sbagliato. Sfigatari. Che ricordi. Quel nome lì, il signor Cavaliere, era se lo ricorderà sempre. Bene, questa è una puntata spumeggiante con... Stefania, che la ringraziamo per essere stata con noi. Claro, grande Stefania, grandissima. Il nostro Andrea Castello da Valencia, che è sempre pronto a darci momenti felici. E spensierati. E freddure anche, di grande tradizione. Momenti felici e spensierati freddi. Esatto, freddure. Per il resto, ragazzi... Semifreddi. Per il resto, se ci trovate sempre nei nostri canali di Radio Alpha International, Facebook, YouTube, mi raccomando, non mancate, e i canali Telegram. Esattamente. Il canale Telegram che sempre lo mettiamo a disposizione, il canale di Facebook, il canale di YouTube, dobbiamo mettere anche il nostro sito internet, caro Matteo, il tuo e il mio.
così ci possono anche seguire nei nostri canali personali. Che cosa dici, no? Sì, e poi ascoltate comunque la radio in parte International, perché comunque è in tutti i giorni 24 su 24 musica di grande livello. 24/7, una musica incredibile. Musica fantastica. Incredibile, è incredibile. Incredibile, incredibile. Grazie a tutti per averci ascoltato, per averci visto. È sempre un piacere passare il venerdì con voi. Ciao.